Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Jurassic World Evolution 2. Come al solito io sono Murushi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, continuiamo la nostra avventura. Come vedete siamo al 94%, dobbiamo finire la mappa Jurassic Park San Diego e poi proiettarci a Isla Sorna, sito B. Quindi molto importante in questa puntata terminare questo e iniziare l'altro. Ce la faremo? Non lo so, lo staremo a vedere, ma mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, andiamo in game. Ed eccoci in game, là dove l'avevamo lasciato, quasi. Quasi perché da questa parte qua, guardate, qua abbiamo, non si vede nulla, ma qualcosa c'è. Infatti qua, eccoli qua, abbiamo dei chasmosauri, chasmosaurus, chasmocoso, per la precisione. Mentre qua dobbiamo incubare i dilofosauri. Entrambi, sia questo che questo, sono andato a ricercarli, quindi a fare la spedizione per portare un attimo avanti la serie. Ora andiamo a modificare il genoma. Che colori possiamo fare? Tanti bei colorini, ma io metto random. Motivo random. Da questa parte qua, oh, vedete qua, possiamo fare un bel upgrade robusto, un po' più longevo. Okay, salviamo, usciamo 161.000 euro, assegniamo gli scienziati. Per il dilofosauro direi incubazione più economica, che ci costa di meno, e influenza positiva, che non so se funziona in realtà, ma dovrebbe farlo. E piazziamo i dilofosauri da qualche parte. Dove? Allora, guardate qua, l'idea, essendo che c'è il tour comunque che passa, e qua siamo praticamente pronti, passa da questa parte qua. L'idea potrebbe essere quella di farlo passare comunque dentro le gabbie, però qua vedete sono pieni. Gli unici posti potrebbero essere questi, quindi facendo passare magari il tour da questa parte qua, farlo arrivare di qua e qua. Quindi io per ora attualmente metterei qua il recinto, assolutissimamente lo metterei qua, un bel recintino, magari un po' staccato e per l'occasione anche bello elettrico, perché non si sa mai, sti maledetti sono pericolosissimi. E per ora lo mettiamo qua, qua così, tutto un bel recintino, un bel recintino che poi non credo che serva grossissimo. Anche qua lo iniziamo a curvare là, perfetto, e questo è il recintino, dovrebbe bastare. Qua io direi di far passare anche una strada, se riusciamo magari. E col cavolo che riusciamo, in teoria dovremmo riuscirci. Infatti ci riusciamo alla grande anche. Una bella stradina qua, poi vediamo se qua possiamo completare la strada. Direi assolutissimamente di sì. Male non fa fare una bella stradina anche qua. Olè, così, così abbiamo collegato questa parte. Recinto, ovviamente il cancello serve, cioè vuoi non mettere il cancello, e il cancello lo mettiamo direi da questa parte qua, così direi, sì. A questo punto energia elettrica, perché serve, ci serve una sottostazione piccola che dia energia qua, magari qui, qui è perfetta. Olè, così abbiamo anche l'energia. A proposito di energia, andiamo anche a controllare quanta ne stiamo assorbendo. 22, quindi neanche tanto. Il problema sono questi che vanno riforniti. Bisognerebbe sostituire questo con un'altra energia elettrica, ma tant'è, fa niente. Allora, qua riformiamo anche questo, facciamo il pieno a tutto. Facciamo il pieno a tutto, così ci basta assolutissimamente. E ora prendiamo questo, cancelliamo tutto, questa roba qua, se c'è qualcosa via. Costa un botto sempre cancellare, ma è giusto così. Olè, allora, dilofosauri, selezioniamo le uova, tre perfette, ma ne dobbiamo fare altri.
assegniamo gli scienziati con incubazione più economica. 588.000 ben spesi. Da questa parte qua, mostra fossili, vediamo un attimo, abbiamo questi fossili qua, possiamo farli e chi se ne frega, gli diamo magari questo e questo, ok? E poi mandiamo gli scienziati a riposare e qua capiamo, perché adesso, questa, quando finirà questo, bisognerà anche capire lì e soprattutto far girare il tour diversamente. Vi ricordo che l'obiettivo è aumentare la specie di dinosauri da... No, siamo a 9, dobbiamo arrivare a 10, ce la facciamo. Aumenta il numero di dinosauri da 36, ne abbiamo 37, dobbiamo arrivare a 40, che le abbiamo adesso, appena finiremo di dilofosauri. Raggiunge una valutazione parco di 4 stelle, siamo a 3 stelle e qualcosa. Dove possiamo vedere che dobbiamo aumentare un po' di roba. Anche i servizi sono leggermente calati, quindi aumentando i servizi, aumentando i dinosauri, migliorando un po' qua anche il tour, dovremmo farcela, anche se potremmo in teoria sbloccare altro, fare un altro tour, possiamo, ho messo delle piattaforme tra l'altro panoramiche in giro, ne ho messe tipo qua, guardate, che guarda dentro qua, poi ne ho messa un'altra qua che guarda dentro qua, quindi possiamo fare altre piattaforme in realtà. Ma comunque, allora qua siamo pronti, quindi libera via aerea, iniziamo qua. Oh, è arrivato il primo, eccolo qua. Vediamo un attimo cosa gli serve, ovviamente si sente solo, ma ne sto preparando altri tre. Ha bisogno di acqua, prede e spazio aperto 100, quindi neanche tanto, cioè ha bisogno veramente di poco. Acqua e prede. Allora, vediamo un attimo, l'acqua... possiamo dartela subito e te la diamo. Guarda, se poi ti sposti un attimo da lì sarebbe meglio, ma e che cavolo, vedi, si è messo proprio nel punto. Vabbè, comunque mettiamo da questa parte qua un po' di acqua e ovviamente prede, ok, prede alla grande, mettiamone un paio, olè, così, vai, prede a go. Dunque, vediamo un attimo, si sente solo, adesso dovrebbe andare a posto, popolazione 2, la minima credo che sia 3, prede ok, popolazione 2, vediamo quando arriva quell'altro, ci mette 40 anni ad arrivare, ma va bene. Qua, oh là, liberi dinosauri via aerea, ne abbiamo altri 3, 1, 2, mettilo anche qua, mettilo dove vuoi, basta che... Piazziamo già uno di questi, direi, già che ci siamo, qua, oh là. Passiamo questi qua, portiamo qua questo così, là e là. Ok, alla grande. Così abbiamo anche questo. In teoria dovremmo aumentare. Qua siamo a posto, ci manca solo di raggiungere... Ha una malattia diagnostica? Ah sì, di già una bella malattia. Allora, la struttura mobile è qua, perfetto, è anche già vicina. Fammi vedere che malattie ha. E a questo punto andrebbe cambiato il tour giurassico in qualche maniera. Cioè l'idea è quella, vedete, passa da qua. L'idea potrebbe essere quella o di farlo entrare qua. Potrebbe essere l'idea entrare qua. Uscire da qualche parte qua. Non entrare qua ovviamente. Dovrebbe passare esternamente. Roba un po' difficile. O se no facciamo un ulteriore tour, che potrebbe essere fatto da questa parte qua. Non sarebbe neanche male. Un bel tour che passa qua. Sì, anche se non è che sia uno dei... Cioè, proprio un mini tour sarebbe in realtà. Veramente un mini tour. Proprio di quelli easy. È proprio un mini tour. Potremmo pensarci a fare un mini tour qua. Però, anche se fosse un mini tour, il problema è qua. Perché qua non passano due strade, anche farlo passare non è una buona idea. Andiamo a vedere, però, qua vorrei aumentare un po' queste robe qua. Sicuramente queste riusciamo ad aumentarle. Possiamo fare altre cose. Allora, servizio piccolo, possiamo fare il servizio medio.
però serve, ma non ne ho idea, non penso. Sicuramente questi servono e questi li facciamo al volo proprio. No, no, non volevo tutto casuale, sì, causale, ciao. Va bene, comunque Jurassic Park, va bene. Facciamo finta di niente, tutto bene, tutto bene. Allora, mettiamo ciambelle, mettiamo un po' di questi, un po' di questi e questo qua. Va bene, poi sempre qua quello piccolo, vai, un altro piccolo. Mettiamo un bel bunker d'emergenza anche. L'ho messo qua, che serve sempre. Uno di questi, che serve sempre, configuriamolo subito come birra questa volta. Mettiamo un po' tutte le icone, che male non fa. E da questa parte ovviamente Jurassic Park. Jurassic Park, perché siamo nel primo Jurassic Park. Qua manca tutta l'energia elettrica. Adesso lavoriamo anche su quello. E anche questo serve. Via. Configuriamolo. Anche questo direi cappellini questa volta. Mettiamo questo. Mettiamo questo. E mettiamo questo. Cerco di essere più vario possibile, in maniera tale da prendere più ovviamente persone, più visitatori possibili. Allora, centrale elettrica piccola, potremmo farla tipo da queste parti qua, oppure qua, oppure la possiamo fare ancora qua. Non so se qua ce ne sta un'altra, spero di sì, ma siamo proprio al limite, infatti non ce la fa mettere qua, purtroppo. Però qua sì, in teoria qua potremmo mettere una centrale elettrica che dovrebbe comunque garantirci un'ottima diffusione elettrica. Non sarebbe male. Bene, dove mi metto la strada? Qua. Facciamo così e facciamo così. Là, perfetto. Poi ho messo anche qualche decorazione in giro. Adesso non ricordo esattamente dove. Tipo qua, vedete? O qua ho fatto un angolino, insomma. Un po' di robe sono state fatte. Facciamo una di queste e la mettiamo, direi, assolutissimamente qua così. E la colleghiamo. Dovremmo collegarla lì. Facciamo così e facciamo così. Oh, così partono tutte queste cose qua e dovremmo guadagnare ancora più stelle. Poi andiamo a vedere sempre qua. Guardate, da sopra è il top questo qua. Andiamo a vedere una visuale gestione. Se manca in effetti qualcosa. Qua manca rifugi. In questa zona qua. Lì dobbiamo mettere assolutissimamente. No, non il tour del parco. Sì, il tour del parco. Mettiamo il tour del parco. Bravo, Amon. Metti il tour del parco. No, servono dei bunker qua. E fottuti bunker d'emergenza. Assolutissimamente. E poi se non erro, io sbaglio sempre mappa. E se non erro qua, mancano i cessi. E infatti, mancano anche i cessi. Cioè, il servizio igienico proprio manca di bestia. Lo facciamo anche quello. Ora qua vorrei mettere un'altra sottostazione che arriva fino a qua. Non sarebbe male. Olè, così copriamo tutta questa zona qua. E anche qua, come vediamo, siamo andati leggermente avanti. Però bisogna migliorare ancora. Abbiamo ancora tanto da migliorare. Dunque, andiamo a vedere nelle ricerche. Perché nelle attrazioni, altri moduli attrazione visitatore. Potremmo fare questo. Per capire se ci sblocca qualcosa. Servono 9 rotelle. Sti cavoli, tantine. 9 rotelle sono tante. Abbiamo qualcosa. Cosa più ricerca più economica, l'ho già settata. Ok, e questo parte. Poi in servizi abbiamo ad esempio questi servizi migliorati, costa 200.000, 5 rotelle, non sarebbe male. Ottieni l'accesso a un edificio di servizi più grande, forse è quello medio, presumo. E questo è quello grande. Al grande, al più grande edificio, questo è quello medio, noi abbiamo questo. Non so se cambia qualcosa a livello di clientela,
Questo non lo so. Altre cose potrebbero essere il comfort con l'hotel grande. Non sarebbe male. Dobbiamo finire però prima l'altra ricerca. Modulo attrazione visitatori 1. Vediamo di capire un attimo, perché comunque siamo messi quasi a metà. Dobbiamo completare tutte le 4 stelle. Possiamo anche, eventualmente, questa è l'altra cosa, andare su altri dinosauri. Perché sicuramente altri dinosauri non sarebbero male. E magari uno bello grosso. Ma Giungasauro, qua abbiamo. Abbiamo il Paracoso, ma chi se ne frega, il Velociraptor, ok. Cioè, abbiamo tutti. Che qua? Io il Maiasaurus, Maiasaura qua. Questi sono quelli. Ah, questi sono quelli che ci piacevano. Potremmo mandare qua. E qua può darsi che siano buoni. Boh, anche questi si menano. Perché si menano? Guardateli. E si menano qua. Perché? Ma state tranquilli che vi fate male. Allora, andiamo a vedere. Siamo quasi a 4 stelle. Abbiamo passato la metà. Quindi sicuramente se mettiamo un po' di interesse in più, dovremmo farcela. Quello che ho pensato io è aumentiamo, facciamo un nuovo recinto, abbiamo spazio anche da questa parte qua, quindi alla grande. Vorrei comunque far passare il tour e il tour in effetti qua passa, vedete? Quindi qua potremmo farlo anche passare dentro. Quindi perché no? Mettendo i nostri amici che avevamo già messo nello scorso parco e che non sono malvagi, anzi, sono molto interessanti questi qua, perché sono parte che ho fatto tutte queste non andava bene. E già qua, allora facciamo sostituzione e mettiamo queste. Dovrebbe dare indietro dei soldini, visto che tanto sono erbivori e problemi non ce ne hanno dati. Sì, se riesco a sostituirli, se me li fai sostituire. Oh, vai, vai e vai. Ok, alla grande. Dopodiché, un bel cancello. Lo piazziamo magari qua, da questa parte qua. Non male. E direi che a questo punto siamo pronti perché. Li ho già ricercati, siamo al 77. Siamo al 77. Proviamo a farli un po' meglio. Vediamo i fossili che abbiamo. Ce n'abbiamo un altro, ce ne abbiamo un altro e un altro di questi. Quindi ce la facciamo. Facciamo una bella estrazione più veloce e un'influenza positiva via. Così ci mette veramente poco. Mandiamo uno dei nostri scienziati, questo. Via il nostro Mangal, vai a riposo prima che succeda qualche casino. E io direi che secondo me con questo dinosauro potremmo, ripeto, potremmo aver fatto la differenza. Ora ho fatto qualche danno. No, ho messo quello di livello 2. Me l'ha sostituita, va benissimo. Va benissimo. Forse un po' piccolo il recinto, adesso lo capiremo. Sicuramente andiamo a spianare qua. Questo è sicuro, andiamo a spianare qua. Così ci mettiamo solo quello che serve al dinosauro, anche se è un po' brutto perché io avrei messo un po' più di verde, un po' più di altre cose, ma tant'è, va bene uguale. Andiamo a vedere se finisce di fare questa ricerca dei fossili in maniera veloce. Direi che ci siamo. A questo punto sintetizziamo il dinosauro che è al 95%. I cavoli. Vediamo un po', la pelle possiamo farla di tanti colori, ma io metto sempre. Il motivo casuale, quello che esce, esce. Lo pompiamo di longevità, lo pompiamo di robustezza, così vale molto di più. Lo salviamo, costa veramente poco, tra virgolette, fare questi qua, ed è per quello che voglio farli. Facciamo questo qua, inizia a 15.000, cioè una schifezza veramente. Adesso vediamo quanti ne possiamo mettere, ma li riempiamo un po'. Allora, vai con questo alla grande, seleziona le uova, tutte marce, ci interessano, ci servono e quindi le facciamo. Chi se ne frega, ci interessano.
e ci servono. E anche questi si menano, guardate. Cioè, che cavolo, gli ho messo anche questo oltre alle prede. Così se gli viene fame possono andare anche qua. E si fanno male poi. Il problema è quello, che si fanno male. Tanto male anche. E non va bene questa cosa qua. Ora, prendiamo una di queste. No, prendiamo una di queste, prima di tutto. Aggiungiamo l'attività. Aggiungiamo altre attività, siamo strapieni. Oh, vedete, qualcuno si è fatto male. E infatti, guardate qua, ferito, trauma, ferita seria. Qua bisogna prendere questo qua. No, non questo, questo. Bisogna subito andarlo qua. E che cavolo. Oh, a curare, vai. No, no, non lui, lui. Questo. E poi bisogna portarlo a far curare. Che cavolo. Ora andiamo qua, sono quasi pronte le uova. Top del top. Ok, eccole qua. Libra via aerea. E li mettiamo nel nuovo recinto. 1, 2, 3 e 4. Vai alla grande. 4 nuove. Andiamo avanti veloce. Dovrebbe averlo anche anestetizzato quasi lui. Vediamo un attimo se lo anestetizza. Ok, ce l'abbiamo. Olè. A questo punto lo trasportiamo da qua fino a qua, all'unità paramedica. E all'unità paramedica gli diciamo, tu vai, 55.000, cura le ferite. E che cavolo, forse sono troppi lì. Però vediamo. Vediamo un po', bisogna capire quando arrivano questi qua, li facciamo far passare dentro il turbo, prima miglioriamo un po' la gabbia, poi li facciamo il recinto, poi li facciamo passare dentro il tour, dovremmo riuscire a guadagnare un po' di roba. Ecco che arrivano i primi e voglio subito capire dal primo di che cosa ha bisogno. Eccolo qua, sui prossimi magari vediamo se riempire bene questo recinto. Ok, allora, ha bisogno di acqua, foglie basse, fibre basse, foglie basse, fibre basse, foglie basse, fibre basse, foglie basse e fibre basse. Vedete che ce li contraddistinguono, quindi foglie basse, fibre basse. I cavoli, complimenti, foglie basse, mettiamone un bel po', fibre basse. Oh, vedete che adesso ci dice quando è a posto. Molto bene, sembrerebbe. Quante eh sì, ce lo dice. E poi dell'acquetta. Dell'acquetta che mettiamo. Che cavolo, mettiamo un attimo qui. Ok, vediamo un attimo. Situazione molto bene. Acqua al limite. Spazio aperto al limite. Foglie basse buone. Ok, allora a questo punto facciamo una cosa, il recinto lo aumentiamo. Lo aumentiamo assolutissimamente. Trasporto risorsa effettuato. Di un po'. Per la precisione, di tanto così. Via questo e via questo. Olè, questo è il recinto. Ora, io lo farei passare dentro il tour. Ma assolutissimamente, perché no? Modifica il tragitto del tour. Io lo farei passare dentro, quindi demoliamo la parte qua. Cioè non so perché mi si è demolito il tour, mi sa che ho schiacciato per sbaglio. Ma tant'è, va bene uguale, tanto lo stanno rifacendo. Andiamo qua, aumentiamo un po' l'acquetta qua. Era un po' poca. Andiamo a sistemare subito il tour. Sì, se mi fai il tour, grazie, ti ringrazio. Ah, allora, vai. Questo attaccalo qua, forza, forza col tour che dobbiamo farlo in fretta. Ok, vai. Dammi il tour. Che cavolo, non mi dava la possibilità di modificare il tour. Allora. Ok, questo lo infiliamo dentro qua subito. E da qua lo facciamo andare qui. Lo facciamo andare qui. Allora, lo potremmo far uscire subito in realtà. In effetti conviene. Tanto deve passare solo dentro. Allora, qua io vorrei un pulsante veloce per il tour, che è scomodissimo tutte le volte. Ma potremmo fare così.
Così non ce la farà mai, ma forse così sì. Eccolo qua. Ok, alla grande. Ho schiacciato per sbaglio, però va bene. Qua, veicoli a manetta. Non so perché l'ho eliminato, ma va bene. 16 veicoli a manetta. Dovremmo esserci. Ora passa dentro qua. Andiamo a dare un'occhiata qua. Come siamo messi qui? Stiamo messi che va tutto bene. Abbiamo aumentato l'acqua, lo spazio aperto è perfetto, la popolazione possiamo aumentarla. Che colore sono questi? Sono marroncini. Uno verde, uno... sì, li fa diversi. Non male questa cosa qua. Sintetizziamo ancora loro. Facciamo un modifica genoma e questa volta li pompiamo ancora di più. No, non riusciamo più a pomparli. Pompiamo di meno qua e un po' di più qua, anzi... Tiriamo giù la longevità, aumentiamo la robustezza, così assegniamogli degli scienziati. Esempio, facciamo lui e tu, vai, 15.000 alla grande, e poi li portiamo lì e vediamo come va. Ho un piccolo problema. Allora, si sono ammalati questi due dinosauri qua, che sono quelli piccolini, giusto per intenderci. Il problema, sapete qual è? È che... si era sostanzialmente infettata una di queste e io inconsapevolmente l'ho cancellata e ne ho messa un'altra. Cosa succede adesso? Che allora, al netto di questo che mi sembrano dei rimbambiti, cosa stanno facendo? Ma vuoi entrare dentro? Ma vuoi entrare dentro alla gabbia? Cosa stai facendo qua? Cioè, a parte i rimbambiti qua, l'altra cosa molto strana è che qua possiamo prenderlo noi, ma adesso lo starà facendo. È che vedete, ha questa malattia qua, questa malattia qua è quel dinosauro morto, sti cavoli. Se noi andiamo a fare la ricerca, guardate, per sbloccarla bisogna disinfettare, quindi disinfettarla come? Con sti cavoli, intanto facciamo partire via il dinosauro morto. Con quali? Con loro che sono praticamente questi qua. Il problema è che questi qua sono strapieni e mi servirebbe a questo punto la ricerca per aumentare i veicoli. E questo è un grosso problema, ma veramente grosso problema. Un brutto problema, anzi. Questo si è fatto sempre male. Cioè, è un brutto problema perché bisogna fare la ricerca, ma adesso quel dinosauro, anche l'altro, prima o poi morirà, di sicuro. Cioè, non ci sono cose, perché purtroppo qua si stanno infettando tutti. Tutti si stanno infettando questi. Allora, visto che purtroppo è successa questa cosa e siamo quasi arrivati alle 4 stelle, guardate, manca pochissimo. Veramente poco. È veramente pochissimo, anche i visitatori qua abbiamo aumentato tutto, i servizi sono coperti, cioè c'è veramente tanto. Il problema è che questi hanno fatto una brutta fine, quindi bisogna puntare a questo punto su una bestia, o questo, che non è una bestia, ma comunque non l'abbiamo mai cercato, potrebbe essere una buona cosa, oppure possiamo andare su questo, il Majingosaurus, che l'abbiamo già visto, però questo sicuramente ci porta al livello alto. E io farei questo. Cioè, andiamo sul sicuro e via proprio. E alla grande, facciamo questa cosa qua, direi. Attenzione, è tornata la fonte di cibo infetta. Attenzione. Allora, fonte di cibo infetta. Il problema è che questo... non, che poi è qua, adesso vediamo se la becco, perché qua, ah, eccola qua, vedete? Slot pieni. Cioè, per utilizzare questi, o vado io a mano, forse è quello che conviene fare. Via, andiamo a mano, vediamo se riusciamo in qualche modo a sbrogliare la situazione manualmente. Sì, poi... cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Via, gente, via, che devo fare qua, eccolo qua. Oh, là. Allora, vediamo se riusciamo
Sì, ok, disinfettata. La ricerca possiamo a questo punto farla. Andiamo subito a farla. Eccola qua, la ricerca. Vai. Abbiamo due. Che cavolo, 3 e 1. Quindi 3 potrebbe farla tranquillamente lei. Vai velocemente la ricerca. Magari riusciamo a salvare qualcuno. Non sarebbe male salvarne qualcuno. Ora, tu, aggiungi attività. Dobbiamo riportare anche lì il dinosauro. Pompa qua. Mostra ricerca. No, vabbè, ok, la ricerca sta facendo. Calma, calma. Vai lì, poi questo qua. Me lo riporti. L'hai finito? No, non l'ha ancora finito. Ma vogliamo curarlo in fretta, sto dilofosauro? O no? Vai, veloce, cura, ok, e lo trasporti. E me lo trasporti qua, al recinto dei dilofosauri. Sono sempre casino, va bene, ok. Comunque l'altro lo mettiamo lo stesso, direi. Ora, qua siamo quasi a posto. Se ce la fa... Dove cavolo è l'unità mobile? Eccola qua. Ok, vai, assolutissimamente vai, entra. Veloce magari anche, non sarebbe male. Aggiungiamo l'attività qua e aggiungiamo l'attività qua. Olè, vai. Per fortuna hanno loro, questi qua, che l'unico tra l'altro ormai che era malato, ha ancora infettato questo. Se no non potevamo salvarli. È dinosauro morto, sti cavoli. Cos'è che è morto? Un T-Rex! È morto di vecchiaia il T-Rex. Guardate! Purino! È morto il T-Rex! Brutta faccenda! Buttiamolo via. Quello sta bene da solo? Popolazione 1 sta bene da solo. Potrebbe star meglio anche con un altro. In effetti, un altro T-Rex farebbe molto comodo. Però lasciamolo qua per ora. Per ora lasciamolo qua. Dobbiamo andare ancora avanti. Sono andato avanti un po' nelle ricerche. Adesso vi faccio vedere... Perché alla fine, oh, eccolo qua. Questa ricerca, adesso, due vani, ok, allerta meteo, voglio arrivare a questa, aggiungo una squadra di guardiani. La squadra di guardiani dovrebbe essere questa. In teoria, qua non si legge mai niente. Però forse adesso abbiamo anche, visto che ho migliorato un po', no, non ho attività 5 di 5, sti cavoli. Allora, facciamo una cosa. Sicuramente qua gli mettiamo gli scanner avanzati. Sostanzialmente dovrebbero metterci meno tempo a fare il giro. Non male. Qua però possiamo sintetizzare, amici, il Majungasaurus. Stavolta vediamo il colore della pelle. Lo faccio verde. Motivo normale così. Qua qualcosa. Ah, richiede ricerca, adattamento al gruppo e asociale. Ma noi cosa ci interessa? Possiamo migliorarlo? È questo. Però non abbiamo abilità sufficiente, perché ci servirebbe potenziare magari questo con una formazione. E ci serve questo, vedete? Tutto un giro un po' così. Ma va bene, allora direi di continuare con la ricerca. Intanto vi faccio vedere che qua ho fatto anche il recinto. Guardatelo qua, eccolo qua. Per ora è provvisorio, però qua passa il tour. Quindi vede il Majungosaurus qua, vede questi. E in teoria potremmo farcela. Manca un cicinin così. Dunque c'è un problema purtroppo. E già avevo... pronosticato. Vedete, si sentono soli questi qua, i compognatus. Purtroppo, e dico purtroppo, non possiamo farli i compognatus attualmente, non possiamo farli. Vedete, non ci sono qua nel farli i compognatus, e se non erro non so neanche se li abbiamo nella mappa, al netto di tutte le cose. Cioè bisognerebbe... Compognatus non c'è. Io non li ho visti, sinceramente, Compognatus.
poi magari me li perdo. Il problema è che a noi ci serve un altro dinosauro. Eccoli qua dove sono i Compognatus. Sono allo 0%. Quindi, allora, facciamo una cosa. Io li sto sedando tutti. Sostanzialmente tutti li sto sedando. Ora, ce ne sono altri due qua. Sì. Ok. Potremmo o venderli adesso, perché se questi impazziscono fanno un casino, e qua sostituirlo con un altro potremmo, oppure venderli temporaneamente nel mentre mettiamo quell'altro, che potrebbe essere l'altra cosa. Intanto ho fatto la formazione anche agli scienziati, gli ho aumentato i valori, e quindi adesso in teoria posso ricercarlo questo. Qua c'è sempre il combattimento, maledetti che fanno. No, state tranquilli, ma perché dovete combattere? Che cavolo, maledetti. Allora, qua bisogna fare sicuramente, incubiamo questo, modifichiamo il genoma. A questo punto qua possiamo fare questa ricerca adesso. Assolutissimamente sì. Ci serve 12 di questo, ma adesso li abbiamo in questa maniera qua. No. Qua siamo a 8 10. Ah, non possiamo fare. Tu mi stai dicendo che non posso mettere, giusto, più di 3 scienziati non si possono mettere. E il problema è che qua non arriviamo a 12 se non aumento ancora qualcuno. Li aumentiamo subito. Allora, vediamo un po'. Tu boccette ne hai 2, formazione te ne diamo, direi. Vai, alla grande, 5, adesso sei top, quasi il top del top, diciamo. Modifichiamo il genoma, forse ce la facciamo. Attenzione, torniamo qua, mostra ricerca, dimmi qual è questa. Ok, ci mettiamo te, te e te e iniziamo l'attività per 500.000 e speriamo di farcela. Dunque, un sacco di roba da fare, dobbiamo liberare via aerea ben 4 di questi. Non so se sia una cosa buona, ma... adesso li gestiamo prima. Poi qua abbiamo un dinosauro ferito, ci muoviamo. E qua sono andato a prendere i fossili di Compognatus e dobbiamo assolutissimamente ricercare a go go. Non possiamo farne altri, sì, questo qua va bene, ok. Vediamo un po', una ricerca più economica, no, vorrei un'estrazione più veloce, quanto più veloce possibile e via velocemente. Assolutissimamente. Qua invece assegna scienziati, ci serve tu, vai, sperando di farcela. Ora qua li consegneranno, non so se stanno bene perché ho aumentato il valore di socievole. Se qualcuno, classica tattica, se qualcuno non sta bene, nel senso che sono troppi, noi li vendiamo, quindi andiamo a recuperare qualche soldino. Questi qua sono traumatizzati, ne è morto un altro, quindi sto cercando di fare più velocemente possibile. E qua la cura è pronta e lo trasportiamo via subito, lo leviamo subito dalle scatole, via. Tu qua, oh là, il primo. Primo sta arrivando, dai, mettilo giù veloce, che ho bisogno di sapere cosa ha bisogno subito. Allora, mettiamo in pausa. Bisogno di acqua, rocce e prede, quindi neanche tanto, tra l'altro. E poi forse qualcos'altro, non lo so. Comunque, acqua, rocce, prede, spazio aperto è già più che sufficiente, quindi io direi che qua magari mettiamo un po' di acqua. Le limitazioni del terreno, maledetto, va bene. Poi roccia e prede. Beh, le prede va bene, le mettiamo. Ora ne mettiamo una qua. E visto che sono un po', ne mettiamo un'altra, direi qua. E poi ha bisogno di roccia. Ah, vernice roccia c'è anche, fantastico. Anche vernice roccia, forse già questa funziona. Perché non ho resettato qua, però sì, guardate, la vernice roccia è già buona. Ottimo,
Se ne metto molta di più. Ok, alla grande. Vai. E l'altra cosa sicuramente da capire qua, la storia della popolazione, che però sembrerebbe digerire adesso, visto che abbiamo pompato quel valore, l'ho messo al zero, cioè era sotto almeno 50, l'ho portato al zero, o comunque meno sotto i due tacchi, adesso non ricordo. Comunque, sta bene, prede, questo migliora tanto. Il problema è che dobbiamo anche migliorare gli altri. Riusciamo già a sintetizzarli? No. O sì, no, manca poco. Però forse, e dico forse, sì, con questi ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Segniamo gli scienziati, facciamo un'estrazione più veloce. E più veloce anche questo, dai via. Cioè, sì, più veloce, c'ho l'influenza positiva. Poi sti cavolo di scienziati bisogna mandarli sempre, sempre in ferie, cioè veramente, fanno una mazza, bisogna sempre mandarli in ferie. Ce le abbiamo, abbiamo le 4 stelle, forse ce le abbiamo. Ho visto qualcosa che, eccola qua, trasmissione in arrivo, missione compiuta, ce l'abbiamo fatta, San Diego. E infatti adesso andiamo a vedere che mettendo... In realtà, allora mettiamolo qua e lo colleghiamo qua. Ho messo questa che punta qua e questa che punta qua. Siamo andati a sostanzialmente a 4 stelle piene, quasi, e anzi addirittura un pelino sulla 5. Ora, quindi sostanzialmente abbiamo finito la nostra avventura, almeno in questa mappa qua. Qua possiamo fare anche Compognatus e metterli là, però sapete cosa c'è? Andiamo a vedere la prossima mappa. Ed eccoci qua al menu, vedete, 100% e 100%. Andiamo a Isla Sorna, la iniziamo subito. Perché non vado avanti nelle altre fino a, che ne so, più avanti? Perché semplicemente terminate queste, faremo la sandbox con tutti i DLC presenti. Quindi... inutile portarle avanti queste, facciamo le missioni che ci dà, portiamole avanti come nel film e poi abbiamo la sandbox. Quindi Isla Sorna, andiamo, vai, Isla Umanità Sorna. E i dinosauri non avrebbero mai dovuto essere così vicini tra loro. San Diego meritava di meglio e anche i dinosauri. Ma gli esseri umani sono prevedibili, curiosi, avidi. Questi intrusi hanno causato più caos di quello che si sarebbe potuto prevedere. Mentre eravamo lontani, le persone sono passate da custodi a minacce. Simon Masrani voleva realizzare la visione di John Hammond, più grande, maestosa e ambiziosa dell'originale. Ma anche i dinosauri hanno le proprie ambizioni: cacciare, nutrirsi, ritagliarsi un posto in questo nuovo mondo. Vediamo che succede aggiungendo te al mix. Meglio non metterti contro di loro, o rischierai di ripetere gli errori del passato. Nuova mappa della teoria del caos. Qua siamo nel terzo film, a Isla Sorna, sito B. Maslany e la Ingen torna sull'isola Sorna, ormai abbandona la Ingen, anzi. Eccoci qua. Quindi è qui che è successo tutto quanto. Sì, è questo il posto. Fantastico. Ed è qui che accadrà di nuovo. Oltre alla cattura dei dinosauri che servirà come base, ho acquistato la Ingen perché credo nella scienza. Può riprodurre i risultati già ottenuti, dottor Wu? Certo che posso. Ma serviranno sforzi e risorse non indifferenti per tornare al livello scientifico che era stato raggiunto. Sarà ricompensato a dovere per il suo lavoro. Naturalmente, mi aspetto risultati. Li avrà, stia tranquillo. Giustamente, qua ci sono già i dinosauri in giro. Quindi attenzione, sono Simon Masrani, vai. Tutto pronto per iniziare. Simon. Lei è Lily Alford. Coordina le operazioni. Signorina... No, non posso metterlo in pausa, ma va bene. Grazie, signor Masrani. Penso di parlare a nome di tutti quando dico che siamo davvero grati per l'opportunità che ci ha dato. Da ragazzo adoravo gli animali giocattolo. E ora, con quest'isola e i dinosauri,
Ho il set di giocattoli più grande che si possa immaginare. Voglio provare la gioia e l'eccitazione che avevo da piccolo. Voglio che la provino tutti. Grazie a voi sarà possibile. Molto bene. Allora, qua c'è da dire una cosa. Vai, vai, Lily. Per iniziare, metterò in funzione un centro di controllo e un centro di risposta. Dovranno essere alimentati. In questo modo avremo solide basi. E poi i dinosauri. Il piano è questo? È il mio investimento nella visione e nella mia gente. Non vi faccio perdere altro tempo. Oh, era ora, perché continuavo a parlare. Allora, metto in pausa, vi dico che andremo avanti da qua e Masrani è quello che poi vedremo anche nel quarto film, nel primo Jurassic World, sostanzialmente. Dopo che la trilogia di Jurassic Park termina, inizia il primo film Jurassic World e lì lo vedremo. E man mano che andiamo avanti nei film ci sono sempre cose nuove, assolutissimamente nuove. Prima di salutarvi voglio andare a vedere qua. Ok, l'area selvaggia, abbiamo una mappa contraddistinta, sarà diverso ovviamente alle altre mappe che abbiamo fatto, anche le varie missioni e anche le varie cose da fare. Abbiamo ancora i recinti, abbiamo poca roba, vedete? Abbiamo veramente poca roba per ora. Da capire tutto, ma lo vedremo nella prossima puntata. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amurge è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!